Qui è Rokugan e oggi siamo qui per parlare delle nuove informazioni direttamente dal Bujump, perché ebbene sì, questa mattina è uscita la scan dove ci mostra il nuovo Trunks del futuro e Cell prima forma, quindi di quando si scontrano post battaglia contro Gohan. Bene ragazzi, wow, tanta roba, non mi aspettavo questi PG come annuncio, però ci stanno e penso che andranno a boostare il tag Future. Penso proprio di sì, almeno Trunks è sicuro. Invece Cell potrebbe boostare, a due potrebbe boostare Future, secondo me ci sta Future, e invece dalle 3 stelle in poi o dalle 6 stelle il tag Regeneration, sì. Sta di fatto che anche se boosta solo Future rimane pur sempre un PG, anche col tag Regen. Questo team lo boostano all'infinito, all'infinito, cioè è incredibile, incredibile. Cioè, io pensavo che almeno dopo l'uscita di Piccolo LF ci sarebbero un attimino calmati, ma a quanto pare non hanno intenzione di fermarsi. Allora, le informazioni che sappiamo, questo Trunks ha la capacità di muoversi a distanza ravvicinata e colpire insomma, e colpisce con un blast il nemico a breve raggio. Invece, con la sua ultimate, con l'attacco a cupola infuocata che solleva il nemico e gli spara quel cannone micidiale, annullare il colore vantaggiato, quindi davvero davvero onesto, top. Invece delle informazioni su Cell si sa solo che come special move la Kamehameha, le altre informazioni non le hanno tradotte, quindi per ora questo è quello che sappiamo dei personaggi in sé. Ovviamente questa qua sarà l'ultra space time di aprile, penso, la vedremo ad aprile, verso inizio, metà aprile. E quindi ci sono stati annunciati questo Trunks e Cell. Onestamente non è che sia poi così tanto hypato. Beh, Trunks con la tuta di Vegeta è davvero bellissimo, assolutamente, però non sono quei PG che mi fanno dire wow, non vedo l'ora che escano. Sì, ci stanno assolutamente. Poi se vanno a boostare il Future ancora meglio, perché insomma quel team è proprio molto male quel team, cioè non lo vedi più in giro. Cioè non c'è un team Future, capito? Non c'è un team Future da dire stabile. Invece, tornando su Legends, vediamo se carica. Ecco, andiamo sulle news. Sul Saiyan Day non si sa ancora nulla, però è stata annunciata una manutenzione alle Samo e anche alla sezione shop. Quindi per il Saiyan Day potrebbero fare benissimo come Freezer e Android numero 21, annunciarli lo stesso mercoledì e far uscire la batch lo stesso quel giorno, perché comunque la manutenzione allo shop c'è, quindi magari ci potrebbero essere offerte speciali fatte apposta per il Saiyan Day. Chissà, inoltre, il nostro caro Rhyme Style, dov'è? Dov'è che c'era qui sotto? Dov'è Rhyme Style? Eccolo qua. Ci avvisa che con questo tweet Legends sarà piccante questa settimana. Secondo Rhyme Style vedremo questo Legends piccante questa settimana. Quindi qualcosa, insomma, anche se non è uscita nessuna preview o qualcosa, dovrà pur uscire, dico io. Non si sa mai. Penso che comunque tra questa settimana o la prossima avremo le info. Ecco, diciamo che io ad esempio stamattina mi aspettavo le preview
La preview del fatidico Broly, però non è uscito niente. Però siccome Rheimsteel dice che questa settimana sarà piccante, qualcosa nell'aria c'è. Niente ragazzi, queste sono le news di oggi. Scrivetemi sotto un commento cosa ne pensate dell'uscita di questo Trunks e di questo Cell. Prima forma eravate i PG che volevate, che aspettate? Vi mettono hype, non vi mettono hype? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Vi invito a iscrivervi al canale. Lasciare un like se il video vi è piaciuto, condividere il vostro con, scusa, condividere il video con i vostri amici, attivare la campanella della notifica per non perdervi nessun altro video e inoltre vi lascio in descrizione il link del gruppo Telegram Rokuga Fighters. Mi raccomando ragazzi, fateci un salto, ne vale la pena. Noi ci vediamo domani, forse domani con le news su Legends. Chi lo sa? Ciao ragazzi.